Andiamo a giocare oggi invasione della Normandia, modalità conquista. Allora, andiamo a mettere subito un bel rally point. Dobbiamo conquistare Alfa Bravo Charlie. Sarà una partita abbastanza... ok? Bella piena, ne sono sicuro. Senti, io vorrei mettere un bel rally point. Rally point... se io lo mettessi qua... né troppo vicino né troppo lontano, così uno sceglie se andare su Bravo o su Charlie. E poi chiamiamo qua. Ok, abbiamo chiamata. L'abbiamo chiamata su Charlie. Vediamo cosa succede. Carro armato. Ma io ti posso gestire perché c'ho anche l'anticarro. Non becco niente con la mia artiglieria. Solita fortuna. Bevi. Pistolina magica. Ancora lei. Carica veloce. No. No. Va bene, e va bene. Se la metti a chi ce l'ha più potente, io adesso vengo con il bombardiere con bombe da 250, ne abbiamo 6 e poi vediamo quello che succede, d'accordo? Nel frattempo abbiamo preso tutti i cap, rally point che funziona. Sono esattamente su Charlie e stanno conquistando, quindi io andrò a bombardare in quella zona. Ma pensa te, oh! Oh! Là i mitraglieri devono lavorare da soli, non posso intervenire, non posso fare nulla. Eccolo, eccolo, eccolo. 1, 2 e 3. Troppo in avanti. Sì! C'ho sempre in coda... vabbè, si sono salvati questi. In realtà si vanno a paracadutare in automatico e io non ho fatto nulla. Allora, questi soldati sono estremamente armati fino ai denti. Abbiamo arma primaria, secondaria, tutto quel che serve, d'accordo? Siamo veramente un'arma letale, mi verrebbe da dire. Abbiamo anche l'acqua per... eventuali sprint. Abbiamo di nuovo il cap. Ok. Rivedo. Diciamo che l'arma così lontana potrebbe arrivare la 43. Adoro. Vai. Avanziamo da questa parte. Mi piacciono tantissimo le bombe al fosforo. Fosforo. Sciogli lingua quando lo dico. Rally point. Punti. Distrutto rally point avversario. C'è qualcosa qua dentro? No, fra. Dove cavolo stanno questi? Come on. Ti lascio un bel... ma sta lì o sto sbagliando?
Dobbiamo andare su Charlie. Io ne ho ancora un altro di soldato che non so dove sia. Ovvio. Lo vedo. Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì. Stiamo perdendo un po' il controllo qua, eh. Ci serve... Anche se abbiamo un vantaggio importante, però... Andiamo verso... Bravo? Posso chiamare l'artiglieria su Bravo? Io la chiamo un pochino più avanti. Ho anche un cecchino. Io seguirei la trincea. Vediamo dove ci porta. Quella è la mia artiglieria. Ma raga, non c'è nessuno dei nemici comunque. Io andrei dall'altra parte. Alfa poi lo capiamo dopo. Poi... Adoro. Adoro. Rally point. Ho un pacco, sì. Bella. Bella, bella, bella. Mi è piaciuta. Ottimo. Ne sento un altro? Whis? E dove vai che c'è? Adoro! Fra, però tu ti metti proprio... Un cecchino, usiamolo. Ho perso l'attimo. Ho perso l'attimo. Allora, come ready point stiamo lavorando pochissimo. Stiamo lavorando perché... Ma questo è il nostro ancora, quello che abbiamo messo lì. Mi senti sì? Non lo so. Sta pushata... Potevo anche concluderla, ma mi ha bloccato sul più bello. Mi aspettavo una copertura un po' maggiore da parte degli alleati. Che ovviamente non è arrivata. Fra. E questa è cattiva. Questa è cattiva, sta kill. Me ne rendo conto. Ecco, il bunker fa il suo lavoro e ci copre dai danni. Senti, io ci metto anche, tac, una bella mina anti-uomo. Rimanete là e non muovetevi. Facciamo un po' di punti cattura.
Indovina. Vabbè, però ho capito, se non ti lancio un getto di fiamma in faccia, che fai? Tu continui a sparare. Qua abbiamo ancora il car come arma, miseria. Cioè, non che non sia buona come arma, attenzione, però capirete bene che è un colpo singolo e poi devi ricaricare ogni volta. Bella. L'ho visto. Tutto sommato questa modalità non è male, questa modalità tutto sommato. Sento il rumore. Bombardamento, ok. Ho messo anche una mina anticarro lì in caso dovesse passare. Mine anticarro, ragazzi, ovviamente se potete portare tutto quello che avete, cioè è ovvio che un soldato che ha tutto, c'ha la mina anticarro, c'ha quello, c'ha quell'altro, è un soldato che puoi mettere, insomma, in ogni posto. No, niente, loro sempre su Charlie stanno. L'ho vagamente visto. Anche la pistolina magica. Allora, come partita, una partita abbastanza lineare, non ci sono state grandi sorprese, ok? Apprezzabile la kill sul carro armato, lanciafiamme cattivo al punto giusto. Abbiamo fatto un 2289, il primo ha fatto 3225, però penso che abbia lavorato molto con gli ingegneri. Lui cosa si porta a casa? No, si porta a casa tutto, praticamente ci ruba la scena, noi ci portiamo a casa veramente il minimo sindacale. Una partita tutto sommato equilibrata, ok? Loro hanno peccato in cosa? Hanno peccato il fatto che magari hanno forzato un po' la mano con dei carri armati, che in un contesto del genere, in una città dove il nemico ti può spuntare a destra e a sinistra come ho fatto io, ti lancia il pacco e ti fa esplodere, forse non è stata una genialata, ok? O perlomeno questo è quel che penso. Per quanto riguarda nell'invasione della Normandia, siamo messi bene, campagna il 23esima da sbloccare, andiamo a sbloccare la FG42 per quanto riguarda gli ingegneri, quindi una classe che già conosciamo, però avranno un'arma finalmente migliorata come quella del cecchino, perché alla fin fine la FG42 già l'abbiamo apprezzata anche in altri gameplay, è un'arma molto buona, puoi sparare a ripetizione, non è il colpo singolo, ricarica e buonanotte, ok? Poi al BF109 G10, in realtà il supporto aereo secondo me va bene così, non l'abbiamo visto molto in questa partita ma negli altri gameplay sì, il 110 funziona, il G2, quello famoso, ok, e poi la 2, quindi da questo punto di vista funziona tutto quanto. Cosa potrebbe servirmi poi? Potremmo mettere un Machine Gunner 2 con l'MG42 pesante, ma qui proprio se volessimo variare qualcosina. La 41 ha il getto da 32 e questa sicuramente darà un'altra spinta. E poi vabbè, la Beretta M38 è poco. Ah ecco, il Panzerfaust 60 sarà finalmente quello sprint di cui ha bisogno la squadra anticarro, perché abbiamo ancora la Sturm Pistol che sinceramente sì, ok, è efficace fino a un certo punto, però vogliamo il Panzerfaust 60. Ragazzi, video terminato, io come sempre vi ringrazio per like, i commenti e le visualizzazioni, noi come sempre ci vediamo con un prossimo gameplay, ciao!